Marco Tedde, consigliere regionale, si parla di Posidonia, di alghe, di spiagge, dunque anche di turismo. Come gruppo regionale di Forza Italia avete fatto un'interrogazione proprio sul tema. Sì, abbiamo fatto un'interrogazione perché noi non ci limitiamo a fare critiche e censure, ma vogliamo anche contribuire a risolvere i problemi. E questo è un problema che è determinato da una mareggiata eccezionale o da più mareggiate eccezionali, ma che è acuito e incrementato e ampliato nelle sue dimensioni dall'incapacità dell'amministrazione locale di intervenire. L'interrogazione noi diciamo, uno, è possibile, secondo le direttive, secondo gli indirizzi regionali, portare in altro loco questa Posidonia e allora portiamola a Sulighedu, che oggi è inutilizzato. Non continuiamo a stoccarla qui, perché se questo stoccaggio andava bene fino a 8 anni fa, quando la Posidonia era in quantità infinitamente più ridotta rispetto ad oggi, oggi non va più bene. Assolutamente non va più bene. Quindi noi facciamo questa proposta e proponiamo anche al sindaco di Alghero di deliberare lo stato di calamità naturale. È previsto da una legge regionale, esattamente dalla 28 del 1985, in forza della dichiarazione dello stato di calamità naturale della giunta comunale, la giunta regionale può dare delle risorse, anzi deve dare delle risorse per rimuovere la Posidonia dalle spiagge interessate e portarle in altro loco, nella fattispecie, così come noi proponiamo, su Righetto, ma anche in altro loco. L'importante è che non si continui a accumulare qui. La critica avanzata dall'attuale amministrazione, in particolare dall'assessore Selva, è quella che però la scelta di stoccarla qui a San Giovanni deriva dal suo periodo amministrativo. Purtroppo abbiamo degli amministratori che molte volte sono buoni a nulla, ma sono capaci di tutto. Ora, queste sono ovviamente delle amenità, perché se fino a 10 anni fa andava bene stoccarle qui, oggi non va più bene. In questi 10 anni sono state stoccate quantità industriali bibliche di Posidonia. In questi 10 anni invece qualcuno avrebbe dovuto pensare di spostarle in altro loco. Oggi noi lo stiamo proponendo, stiamo anche dicendo dove andare a prendere risorse, stiamo indicando delle soluzioni.